Buonasera a tutti, dopo la pausa estiva riprendiamo con le rubriche di Cultura Europa. La rubrica in oggetto è Corrispondenze Estere. Abbiamo voluto dedicare una rubrica apposita in materia di politica estera come Cultura Europa, anche per colmare una lacuna, indubbiamente. E per fare questo abbiamo in collegamento Gilbert Dawed, ottimo conoscitore di politica estera e responsabile delle edizioni Avatar. Ciao Gilbert. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Senti, appunto, la mia prima domanda riguarda la mia brevissima introduzione. Perché secondo te, in Italia in particolare, c'è sempre stata scarsa attenzione per le tematiche di politica estera? Sì, allora, effettivamente dopo degli ultimi, diciamo, anche dopo la seconda guerra mondiale, dunque, dopo da 70 anni in poi, da questa parte. C'è effettivamente stato un disinteresse in Italia crescente della politica estera. Anche se ci sono stati dei picchi negli anni 68, dopo gli anni 78, gli anni 70, di un interesse della politica dalla parte di certi gruppi, diciamo, extraparlamentari. In generale l'Italia, e il governo italiano tra l'altro, a poco si è totalmente disinteressato dalla politica estera. E questo penso che sia uno sbaglio, perché chiaramente è un mondo globalizzato che si sta globalizzando ancora di più e più rapidamente. La posizione geografica dell'Italia, che sta in mezzo al Mediterraneo, dovrebbe incitare l'Italia, il governo italiano e i gruppi politici a interessarsi a questa politica estera, specialmente del Mare Nostrum, che sarebbe il famoso mare Mediterraneo, perché è quello che succede all'estero. Specialmente in questo momento nel vicino Oriente o nel Nord Africa, influisce sulla politica e l'economia sia italiana che europea. Possiamo vedere, per prendere un esempio semplice, dopo la caduta di Gheddafi c'è stato un aumento, per esempio, degli sbarchi dei clandestini a Lampedusa. Dunque questo è stato un effetto diretto della politica estera, in questo caso francese e inglese, che ha voluto la guerra in Libia. Dunque penso che i nostri gruppi o i gruppi politici attualmente dovrebbero interessarsi a questo, diciamo, settore della politica e prendere posizione chiara e netta per poter avere una strategia di potere non solo in Italia ma anche in altri paesi esteri. Dunque questo penso che sia molto importante e penso che dobbiamo sviluppare questa rubrica. Anche delle voci esterne Ecco, o degli interventi esterni. questa è una riflessione che condividiamo appieno. Tu hai già fatto un'intervista per Cultura Europa nel mese di agosto, subito dopo l'esplosione che ha provocato più di 200 vittime e la distruzione di metà della città di Beirut. Per introdurre un po' l'argomento di oggi, partendo dal Libano, passando per tutta quell'area che riguarda anche la Siria, l'Iraq. Oggi vorremmo parlare del ruolo svolto dalla Turchia, che è un attore uno degli attori principali di quell'area. Stranamente, quando abbiamo fatto questa intervista io e te una settimana fa, se non sbaglio, sul Libano, Sì, era non mi con. aspettavo che il Libano, che era sparito dai radar per anni, anche se c'è sempre stata questa, diciamo, guerra di bassa intensità in Libano, però era sparito dai radar nei telegiornali, diciamo, occidentali, con l'esplosione è ritornato in prima pagina. Però quello che non mi aspettavo che ritornasse in prima pagina e restasse in prima pagina. E questo lo vediamo in aspetti diversi, tra cui la visita di Macron in Libano dopo l'esplosione e la seconda visita che ha fatto o che sta facendo in questo momento, e poi tra l'altro il fatto che Conte va in Libano, andrà in Libano l'8 settembre. Dunque c'è un nuovo interesse sul Libano da parte di certi attori europei, dunque l'Italia e la Francia in questo caso, e poi chiaramente la Turchia. Allora questo è importante di capire che sta succedendo in quella zona. Allora, nella Mediterranea orientale
ci sono delle scoperte di gas e di petrolio. E già la Turchia in questo momento che è intervenuta in Siria, e come abbiamo detto la settimana scorsa in quell'intervista, Erdogan ha come ambizione di ricreare in quella zona un nuovo impero ottomano, sta in questo momento sfruttando la Repubblica Cipriota turca, che non è riconosciuta da nessun paese occidentale, a parte qualche paese musulmano, sta sfruttando dunque questa Repubblica Cipriota turca per poter fare delle prospezioni nel mare Egeo o nel mare Mediterraneo orientale per trovare il petrolio, cosa che chiaramente la Grecia è contraria. Dunque c'è un aumento di tensione molto molto visibile in quella zona, con la Grecia avendo l'appoggio della Francia, chiaramente di Cipro, la Cipro greca, e sta creando una tensione con dei paesi che sono in principio alleati, visto che sia la Turchia che la Grecia che la Francia fanno parte della NATO. Dunque da un lato abbiamo avuto la settimana scorsa delle esercitazioni marittime con la Francia, la Grecia e Cipro, e dall'altra parte delle esercitazioni marittime Turchia e Stati Uniti. Dunque è ovvio che gli americani ormai puntano sulla carta Erdogan, mentre la Francia sta cercando di contrastare la Turchia. Però a me sembra che in questo momento Macron sta solo gesticolando, perché fortunatamente per l'Europa Macron uno non ha i mezzi per la sua politica o la sua volontà politica, perché un esercito francese è prevalentemente sul teatro di operazione del Mali, e dunque non ha questa potenza, non può fare niente senza l'aiuto di altre forze europee, e soprattutto in questo momento l'Europa non interviene. Ecco, scusami Gilberto, una domanda su questo. Allora, la Francia ha giustamente ricordato l'impegno nel Sahel, no? Sì, esatto. E l'altro attore che non abbiamo ancora nominato, ma che è stato molto enfatizzato, il ruolo della Russia, no? nella guerra in Siria, per esempio. Ma in questo caso, anche nella crisi libanese, i russi sembrano tenere un profilo molto basso rispetto agli altri, no? Esattamente. Tra l'altro, diciamo così, che la Russia di Putin ha i suoi chiaramente interessi strategici in quella zona, in quell'area, però non vuole fare fuori dell'Unione Sovietica, per una ragione o un'altra non vuole mettersi a scontrarsi con Israele. Tra l'altro c'è un accordo non scritto chiaramente, ma c'è un accordo c'è una coordinazione tra la Russia e Israele per fare in modo che non si affrontino in Siria. Praticamente se hai notato te, quando Israele bombarda i russi non intervengono. Sì. Dunque c'è una certa cautela dalla parte della Russia di non scontrarsi con Israele. Un altro player in questa zona, gli Stati Uniti, con gli accordi di pace che hanno fatto gli Emirati Uniti, giusto? Ah sì, con gli Emirati Arabi Uniti. Esatto, in questo momento dunque gli Stati Uniti stanno contornando la loro politica, perché questi accordi di pace non sarebbero mai stati fatti senza l'accordo dell'Arabia Saudita. Dunque gli Stati Uniti stanno mettendo a posto una alleanza sunnita israeliana, per semplificare, parlo così, sunnita israeliana, contro quello che loro chiamano il crescente sciita, che sarebbe l'Iran, la Siria, l'Iraq, che è la Siria, e chiaramente il Libano e l'Hezbollah. Dunque c'è un posizionamento in questo momento dell'Occidente, delle forze filoamericane e sunnite contro l'Iran. Dunque, da quando ci siamo posti la domanda la settimana scorsa, se ricordi Giancarlo, quando dicevamo che succederà una guerra o meno, sì, ho l'impressione che ci stiamo dirigendo verso uno scontro sunnita-sciita,
che sia fisico nel Golfo contro l'Iran o attraverso proxy, se in Libano o in Siria, ma sicuramente c'è una tensione crescente in quella zona. E aggiungi a questo l'intervento e le velleità neoimperiali di Erdogan, che vuole ricreare l'impero ottomano, e ci ritroviamo in una situazione esplosiva. Sicuramente quando la Turchia si è mossa, il nemico storico o perenne o eterno della Turchia, che è la Grecia, si è mossa anche lei. E poi ci ritroviamo, penso, in una situazione veramente esplosiva e che si svilupperà nei prossimi mesi. Fortunatamente per noi, per l'Europa, quando dico noi, anche se Conte adesso, non so se avete visto i telegiornali oggi o ieri, Conte andrà in Libano anche lui l'8 settembre, ma l'Europa sembra totalmente neutralizzata nel Medio Oriente. Sì, questa non, purtroppo non è una novità in materia di politica estera. Gli stati nazionali sembrano andare ognuno per conto proprio e non c'è nessun coordinamento delle politiche comunitarie sul versante estero. Una cosa ti volevo chiedere, le imminenti elezioni presidenziali, no, che stanno turbando un po' tutto il mondo in realtà, perché è ovvio che quando l'impero ha delle contraddizioni, queste si riverberano poi nelle province, no? Come sin dai tempi dell'impero romano è sempre stato così. E anche un certo scontro fra sovranisti e progressisti nei vari paesi la leggerei sotto questa lente di ingrandimento. Ma quello che ti voglio chiedere, tornando a noi, è quali differenze in politica estera vedi tra l'amministrazione Trump e la possibile amministrazione Biden? Non dobbiamo entusiasmarci troppo su queste due amministrazioni, perché dopotutto io penso che queste amministrazioni fanno il loro interesse. Però è chiaramente Trump, che è stato presentato quando è stato eletto dai mass media, anche europei, specialmente europei, come un guerrafondaio. Bisogna ammettere che abbiamo ancora qualche settimana o più settimane per vincere la scommessa. Ma effettivamente Trump è il primo presidente degli Stati Uniti che non ha iniziato una sola guerra. Tra l'altro è riuscito a fare anche due accordi di pace con la Corea del Nord e adesso con gli Emirati Arabi Uniti, anche se in funzione, diciamo, di preparazione per uno scontro con l'Iran. Però effettivamente Trump non ha iniziato nessuna guerra, che è un fatto storico. Penso che il problema nostro è il seguente: a noi ci conviene, a livello strategico, parlo noi nel senso non americani, che Trump vinca e non Biden. Per un semplice fatto: Trump vuole fare gli interessi americani per primo e israeliani per secondo, mentre la politica dei democratici e dell'amministrazione Biden sarà quella esattamente la stessa che storicamente è quella dei democratici, che sono gli interessi di Israele e gli interessi d'America dopo. Praticamente i democratici sono il partito del guerrafondaio, i democratici è un partito ufficialmente di sinistra negli Stati Uniti, sono il partito del guerrafondaio e degli intervenzionisti in politica estera. Dunque in questo senso, e solo in questo senso, non bisogna neanche vedere che non è che Trump sia diventato un alleato europeo che vuole gli interessi europei. Solo in questo senso, nel fatto che Trump non ha come politica estera non è intervenzionista, ci conviene, a noi preferiamo che Trump vinca e non i democratici. Sì. L'unico problema, in teoria dovrebbe vincere Trump, però ci sono delle domande che uno si può porre sulla onestà in certi stati dei risultati elettorali, perché noi sappiamo che negli Stati Uniti uno può mandare il suo voto postale senza carta d'identità. Dunque è possibile che ci siano dei buoni, però in teoria Trump dovrebbe vincere. Ecco, anche la situazione interna degli Stati Uniti è da leggere in questa chiave, no? Questi disordini. Pronto, mi senti? Dico, anche i disordini che stanno avvenendo in varie città americane in questo momento sono anche da leggere in questo senso. Oddio, molti
soldati americani sono senza legge né ordine da mesi ormai. E dunque anche diciamo, la piccola borghesia di sinistra democratica potrebbe molto probabilmente votare per Trump per questioni di ripristino dell'ordine. Ma il problema è di vedere in che stati c'è il voto elettorale tramite la posta se i democratici non facciano le voglie. Però vedremo tanto le elezioni tra un mese, penso, dunque a novembre, dunque siamo un paio di mesi. Benissimo, senti, hai descritto molto bene la situazione, hai anche giustamente richiamato l'attenzione su una potenziale esplosiva possibilità di guerra, anche grazie al rinnovato attivismo dal punto di vista militare turco su vari versanti. Hai ricordato la Siria, ma c'è anche appunto il versante libico dove i turchi sono intervenuti, e le contraddizioni che potrebbero esplodere anche per il nuovo asse sunnita israelo-americano. E se vuoi concludere con un'ultima osservazione prima di chiudere questa prima puntata. Sì, ma io direi che dobbiamo vedere, allora dobbiamo vedere se adesso con la visita di Macron e di Conte tra una settimana, se l'Europa riesce a muoversi, cosa che assolutamente dubito, perché mi sembra, ho sentito dire da fonti libanesi che in realtà Conte, sotto la, come dire, il pretesto della solidarietà, è andato in Libano per questioni di interessi economici, che sarebbero il gas e il petrolio. E assolutamente per il momento la Germania, o diciamo l'Europa del Nord, è la grande assente. È pur vero che la Germania ha una forte immigrazione turca, o una presenza turca molto, molto potente, molto presente in Germania, che forse la blocca di muoversi, però è un pericolo per l'Europa a lungo termine di lasciare dei players nel mare Mediterraneo senza intervenire. Certo. Perché chiaramente, come noi sappiamo, la natura odia il vuoto. E se non c'è una presenza forte nel Mediterraneo di forze europee e alleate all'Europa, ci ritroveremo con la marina americana, come storicamente è stato dagli ultimi 70 anni, e chiaramente la marina militare turca che si sta dispiegando su tutto il Mediterraneo e, come hai tu ricordato, sta in questo momento sbarcando delle armi e delle truppe in Libia, che è un'altra regione che dobbiamo interessarci, che la Libia, forse ne riparleremo in una prossima puntata. Benissimo, io ti ringrazio molto e appunto faccio proprio il tuo invito, la prossima puntata la dedicheremo proprio alla situazione libica. Va bene? Perfetto. Perfetto. Facciamo così, ringrazio tutti, saluti. Saluti a te, ciao, buona serata. Ciao.